giorno, mercoledì 11 marzo 2020, sono le 7.50, appena arrivata a Hudson Yard sono scesa dalla metro 7 e sto andando all'apertura dell'attesissimo The Edge, che sarà l'osservatorio più alto del 101esimo piano. Si trova al palazzo numero 30 del Hudson Yards, che è questo nuovo complesso di palazzi commerciali, residenziali, centro culturale, shopping, dove c'è il Vessel. Insomma, ho scritto un articolo a riguardo, ve lo lascio qua nell'info box. Sono molto contenta di salire, ma anche un po' scared, spaventata, perché c'è... ci sarà questo triangolo trasparente sospeso. Mi fa un po' paura, un po' come il cubo al The Willis a Chicago, non so se siete mai stati. Let's go! Stiamo per andare lassù! 30 Hudson Yards. Entriamo qua. Quarto piano, Edge. Ci sono già un sacco di persone, oh my god! Stanno già distribuendo i pass, media. Allora, appena recuperato... c'è anche Sir! Ho appena recuperato il pass media e stiamo per salire, stanno facendo salire prima di tutto i press. Ok, già la vista è spettacolare, spettacolare. Hey Empire. Hello. Oggi è il gran giorno e ci stanno praticamente sballottando da una parte all'altra del Edge, perché c'è la TV e ci sono introduzioni dell'apertura. E dobbiamo aspettare che ci diano l'ok per uscire, non si può ancora. Ci sono un po' di assaggi. Ci stanno dando un tipo aperitivo, colazione. Io ho preso la mimosa, che è tipo champagne e succo d'arancio. Finalmente si esce. Sto uscendo per la prima volta, bellissima giornata. Thank you. I got it, Christina. È un po' ventiloso, ventiloso, ventilato, ventiloso. Sono fuori. Me la sto facendo addosso. Che gran figata questo spettacolo, una roba grossa. Io sto salendo per fare le foto da quassù. Allora, sono ancora qua sopra e l'osservatorio aprirà al pubblico all'una. Praticamente si è svuotato, sono rimasta quasi l'unica alle spalle dell'Empire State. C'è stato questo evento media con uno spettacolo fantastico, come avete visto, ballerine, musica, musicisti. Risalgo le scale
che ve lo faccio vedere con poca gente da quassù. Allora, The Edge è il nuovo osservatorio al 100° e 101° piano. Qua sopra si aprirà un ristorante chiamato Peak, di cui ne parlerò nel blog molto presto. Ad oggi l'osservatorio più alto all'aperto, ancora più alto dell'Empire State e anche più alto della Freedom Tower, si trova al 30 Hudson Yard. Il costo dei biglietti parte da $36. Per i biglietti potete anche rivolgervi a me. Abbiamo Empire State. Quello è il triangolo in vetro che vi dicevo, Freedom Tower. All'osservatorio ovviamente avrà una parte di merchandise in vendita. Questa è tutta la parte nord con views a 360 gradi. Allora andiamo a vedere com'è lo spazio per gli studenti di studio. Abbiamo detto che posso andare. È arrivato un gruppo di bambini, ragazzi, non so. Possible to walk in? Yes. Are you taking class photos? Yes. Yes, of course, yes. Thank you. Ok, questo è il nome, questa è l'entrata. Thank you. Thank you so much. Wow. Vabbè, la vista qua è stupenda, il posto è meraviglioso, guardate che bello. E là c'è l'Empire State. Ve lo faccio vedere da qui, guardate che bello. Vi è piaciuto il The Edge? A me un sacco! Bella esperienza, bello osservatorio, 360 gradi, quindi avete un sacco di viste di tutta la città. La parte vetrata un pochino deludente, o perlomeno non era così come me l'aspettavo. Non so se voi siete stati al Willis a Chicago. La sensazione di vertigine è molto più forte di questa del The Edge. Mi sono fatta 2 ore a piedi per tornare ad Astoria. Per oggi è tutto. Da Chiarelli di Boston, New York. Al prossimo vlog, guys. Bye!